creare una Google Classroom e quali sono le sezioni più importanti per avviarla. Per avviare la sezione Google Classroom si può scrivere direttamente Google Classroom e quindi cliccare sul link, oppure accedere attraverso la Gmail, quindi andare nel settore Gmail. Qui avremo le icone delle app di Google, cliccare su Classroom. E quindi se è la prima volta che accediamo ci fa scrivere le credenziali, ad esempio quelle del Future Lab oppure quelle della propria scuola. L'icona F in questo caso indica appunto le credenziali che sono state inserite, quindi bisogna sempre controllare in alto quali sono le credenziali inserite. Nel momento in cui ci sono delle classi già preparate, ma si vogliono archiviare, basta andare sui tre puntini. Si fa archivia e le classi ovviamente automaticamente spariscono. Invece, se si vogliono creare nuove classi, si va su più, si crea corso e a questo punto potremmo anche creare un corso tipo chimica organica. Quinta A. Creiamo, quindi avviene appunto la creazione del corso. E attraverso questa Google Classroom potremmo invitare gli insegnanti oppure invitare gli studenti a partecipare al corso. Nel frattempo che si genera la classe, possiamo notare che appunto le classi hanno sempre un titolo, hanno un'indicazione e nel momento in cui ci sono degli studenti ci saranno anche degli studenti. Appena si entra nella classe, si nota che le varie sezioni ci sono dei demo e si nota che qui c'è un codice. Questo sarebbe il codice da indicare agli studenti per entrare. Oppure, dalle sezioni persone si possono invitare gli insegnanti cliccando su più e quindi si scrive ad esempio un insegnante, tipo potrei invitare me stessa, oppure un collega di sostegno, potrei invitare un collega del laboratorio. O altri insegnanti che partecipano nei dipartimenti o nei consigli di classe e così via. Oppure nella sezione studenti si clicca appunto su più e si invitano gli studenti. L'invito degli studenti è consigliabile perché a questo punto, nel momento in cui lo studente è invitato, apparirà a loro una classe a cui accedere. Invece, nel momento in cui si danno i codici, a volte può anche accadere che loro trascrivono male i codici e quindi di conseguenza con più difficoltà entrano nelle classi. Quindi è più lineare invitare uno studente che fornirgli i codici, specie nel momento in cui si avvia tutto con comunicazioni come sta avvenendo in questo periodo. Qui, ad esempio, potrei invitare Rossella Palmizio, che è il mio altro utente, in modo tale da farvi vedere poi come uno studente riceve le informazioni e come potrebbe anche rispondere ai compiti che invia il docente. Nel momento in cui invitiamo uno studente oppure un insegnante, si nota che c'è invitato. Quando lui accetta l'invito, la scritta da grigia diventerà nera e non sarà più invitato, ma sarà appunto un partecipante a tutti gli effetti. La Google Classroom ha una sezione di stream in cui si possono effettuare degli annunci, si può rispondere ai post degli studenti, in cui compaiono anche tutti i lavori del corso. Sui lavori del corso, invece, cosa si può fare? Si possono creare dei compiti, quindi assegnare dei compiti con quiz, quindi significa creare dei compiti con i moduli di Google, effettuare delle domande a risposta multipla o a risposta breve, allegare un materiale che può essere un materiale di approfondimento, un punto di partenza per una flipped, può essere qualsiasi tipo, un link, tutto il materiale che può servire allo studente appunto per studiare. Si può riutilizzare un post da una classe, a un'altra e si possono anche indicare gli argomenti. Quando si crea i lavori del corso è importante creare le sezioni degli argomenti, perché
in modo tale che lo studente non disperda le informazioni, ma sappia l'argomento e rintracci anche con più facilità il materiale e il compito. Ad esempio, prepariamo i lavori del corso con gli argomenti. In questo caso sono in una sezione di chimica organica, quindi l'argomento potrebbe essere tavola periodica ed è il primo argomento. Potrei scegliere anche come argomento gli alcani, che è un primo gruppo funzionale. Potrei anche inserire gli alcheni e così via. Diciamo, posso inserire ovviamente più argomenti a seconda di quello che voglio e degli obiettivi che dovrei raggiungere. A questo punto voglio inserire un materiale di approfondimento per la tavola periodica. Quindi creo materiale, appunto già qui si nota che in questa sezione si possono aggiungere i materiali, do un titolo tipo approfondimento tavola periodica. Descrizione, potrei anche descrivere il contenuto e gli obiettivi minimi da raggiungere attraverso quel tipo di contenuto. Aggiungi, potrei andare ad esempio sul Drive. Sul mio Drive trovo una sezione chimica in cui ho inserito un PDF, quindi significa un materiale, un contenuto digitale che ho realizzato. Potrei anche pensare di aggiungere per esempio un video. In che modo? Andare su YouTube, per esempio scrivere tavola periodica e allegare un video in modo tale da iniziare per esempio una flipped attraverso un video per poi portarlo ad approfondire con il contenuto digitale creato appunto per i ragazzi. Supponiamo che sia questo perché io ho individuato che è un argomento importante e lo aggiungo. Potrei anche andare a inserire alcune video lezioni che sono state create anche attraverso l'applicazione Explain oppure attraverso Loom. Sono video lezioni ovviamente personalizzate per questo argomento. E qui si va sempre su aggiungi, si mette link e si potrebbe persino andare a copiare e incollare un link di una video lezione che abbiamo creata. A questo punto assegniamo l'argomento, l'argomento è tavola periodica e pubblichiamo, quindi significa che ad ogni studente arriva il materiale assegnato. Così può essere anche per qualsiasi altro argomento, per gli alcani, per gli alcheni e per tutti gli argomenti che sono ovviamente all'interno del percorso.